non accenna a ridimensionarsi la rivolta social contro Lorenzo Spolverato. Da più di 48 ore l'hashtag cancelletto fuori Lorenzo è in tendenza ai primi posti su X, ex Twitter, e il modello milanese non fa nulla per placare l'ira degli utenti, anzi. Dopo l'ennesimo scivolone di cui si è reso protagonista, io sono quello con la 104, nella casa del Grande Fratello, e da quando Elena Prestes e Javier Martinet si sono avvicinati, Lorenzo sta andando da tutti i coinquilini ad insinuare dubbi sulla modella brasiliana e il pallavolista argentino, che ha etichettato come lupi e falsi. Ieri notte, Spolverato si è appartato con Stefano Tediosi e gli ha confidato di voler fare fuori Elena e Javier. Ovviamente queste parole hanno contribuito a gettare ulteriore benzina sul fuoco e ad alimentare la rivolta social contro Lorenzo. Voglio far fuori Elena e Lorenzo. Qui ci sono almeno due lupi, o meglio Javier ed Elena sono sicuro due lupi e poi ce ne sono altri due in questa casa, ma intanto mi concentro su loro. Li voglio far fuori perché lui è una pedina unita a quella di Elena. Lei la voglio far fuori perché mi ha preso in giro per tutto questo tempo. Parla di lealtà, ma lei non l'ha mai avuta con me. Diceva cose con me, poi in puntata uscivano altre cose, poi si scusava, mi riparlava per chiarire e nelle puntate dopo uscivano altre cose. Ora parla con Shaila, chiariscono, io mi confronto e dice cose diverse. E quindi dico, perché lo sta facendo? Non è stabile come ragazza. Lei è proprio instabile. Non essendo stabile e intralciando la mia relazione, è un ostacolo e quindi mi dà fastidio. E mi darebbe ancora più fastidio se mai dovesse vincere. Perché poi lì entra la competizione. A pezza di me asterisco asterisco a. Loro due più di tutti. Poi ne ho altri due di lupi, che in realtà li lascio perdere per il momento, voglio capire. Tommaso dice che sono il veggente e che ho scoperto tutti i lupi. Principalmente sono Javier ed Elena e casualmente si sono uniti. Io in puntata parlerò e sono carico a molla. La verità l'ho detta in un confessionale bello lungo.